Il mio mestiere non è una risposta abbastanza efficace per scordarmi chi sono lì, perché prima viene lo scambio, perché prima ho deciso di andare in un contesto e ho anche deciso di portare via qualcosa, delle immagini, delle facce vere, reali. E quelle facce continuano a viaggiare in te poi quando torni a casa. A me avviene questo. Ci sono un sacco di cose che non ti scordi più. È un sacco di cose di cui non ti liberi. E questo non apprezzo. Non apprezzo perché fa parte a volte del tragico, ma della grande ricchezza dello scambio, anche se questo scambio spesso è molto doloroso, perché essere lì è un privilegio, sempre, anche in situazioni in cui ci si chiede: ma perché sono qui? A me è accaduto di dire: ma perché mi caccio in queste cose? Non perché voglio tornare a casa e portare verità al mondo, no. C'è un termine cinematografico, insomma, fotografico anche, che mi piace sempre molto, che è zoom out, che è un po' una carrellata ottica per allargare un po' l'angolo di copertura della nostra visione del mondo, cioè allontanarsi un attimo, dopo aver fatto dei passi in avanti, farne alcuni indietro e guardare il contesto, il contenitore, dove siamo dentro, siamo lì dentro. Questo mi riporta sempre molto in contatto con me stesso, che è qualcosa che mi auguro tantissimo, rimanere sempre in contatto con me stesso. Fever è un lavoro che vuole innanzitutto investigare sul sentimento della rabbia. Questo interesse fortissimo per questioni personali e che trovo molto pertinente ad un linguaggio come la fotografia è nato molti anni fa, quando iniziai, e ho trovato molta difficoltà a capire quale potesse essere il canale dove così investire gli sforzi e dove investire questa indagine antropologica da tradurre poi in linguaggio visivo. Così forse l'intuizione più facile è stata quella di scegliere il canale politico, dopo essere passato per diversi così ragionamenti a proposito del canale agonistico, artistico, no? Si può, credo, raccontare questo tipo di sentimento in un sacco di contesti diversi. Dunque l'aspetto politico è un dettaglio, avrei potuto farlo anche in un contesto di sinistra, perché la rabbia ci riguarda tutti. Ho costruito Fever così facendo i conti innanzitutto con il desiderio, con la voglia, gli aspetti pratici, il contatto con loro, un primo approccio con loro, e intanto decidendo quale potesse essere la chiave giusta per rapportarmi a loro e quale potesse essere la giusta domanda. E ci sono voluti 5 anni anche per risolvere tutte queste questioni e anche per risolvere tutte le questioni che poi riguardano te stesso quando decidi di affrontare un progetto a lungo termine, questo sempre. E questo per quanto mi riguarda soprattutto per un progetto così che ti spreme davvero e che mette a dura prova la tenuta emotiva, il desiderio di rimanere innamorato tutti i giorni per anni di un progetto qualsiasi sia la tua materia. Quindi ho contattato una persona, ho cominciato da una persona e nel tempo sono stato. Così mi è stato permesso di accedere alle diverse situazioni di gruppo. Ho frequentato queste persone per circa 3 mesi senza macchina fotografica, per dare anche modo a loro
di annusare me, perché credo che era giusto che ci fosse uno scambio, ma questo concetto dello scambio è proprio alla base della mia fotografia, anzi probabilmente è il motivo per il quale affronto probabilmente soltanto progetti a lungo termine. Ho bisogno di prendere per portare a casa, ma anche di lasciare qualcosa, senza grandi presunzioni, eh. Lo scambio, voglio dire, si può consumare anche con molto poco. Anche con un sorriso, anche semplicemente permettendo all'altro di sapere pure tu chi sei che mi stai facendo le foto. Lo trovo per me necessario.